0-0 nella partita tra Paco e Anfield Road. È lanciatissimo nel torneo grazie al bomber Patacca. Patacca, sì. Commento tecnico Michele Ciotola. Patacca fino ad oggi ha fatto al qua supporto giocatori negli spogliatoi. Massimiliano Tiro, refrigerio per i giocatori nel spogliatoio. Corso di esperienza su Gianni Sica. Carlo Abate praticamente ha pescato qualche pedina dei Blue Island. Il presidente, il numero 7, scambio verso Esposito, sulla destra, prima riparte Ciachi, l'altro Esposito. Gianni Sica, sulla destra, rientra, sul sinistro, Ciachi, sponda di Abate, ma il portiere Gianello blocca in due tempi e rilancia in avanti a cercare Patacca, che la tocca per ultimo, quindi si partirà dal fondo. Luigi Braco a porta, grandissimo portiere, un saluto per lui che non sa battere neanche il fondo, infatti l'arbitro fa ripetere. Esposito ci prova ma sbaglia anche. Luigi Braco, portiere della Pro Militanza. Gianni Sica su Abate, sarà una dura lotta là tra il difensore e Abate. Due colossi. Cosa ne pensi, Ciotola? Quale difensore? Il 7. Il 7. O il 27. Non è difensore, il 7 è un mediano, diciamo. Però secondo me l'hanno messo uomo su Abate, vista la stazza di entrambi. Deve essere un'ottima mossa. Grandissima questa partita. Esposito rientra su Ciachi a centrocampo, mi intercetta bene Andrea Esposito. Immagino un po' sfocato, aspettiamo che, ecco qua, riprenda. Gli Anfield Road sono a punteggio pieno, eh? Punteggio pieno, 9 vediamo punti dopo 3 giornate. Vediamo se riescono i Paco riescono a fermarli. Chiediamo scusa dalla regia. C'erano Cuzzo. Ancora, anticipa Patacca, subisce fallo, ma l'arbitro dà il vantaggio in circo centrocampo, interviene bene Esposito. Palla per Sica, il brevilineo Sica verso il longilineo Abate, ma è ancora il duo blu islandese. Gamba tesa per gioco pericoloso per Gianni Sica, anzi no, colpo di mano. Arbitro quindi fischia. Pescato dalla Sunday Cup. Da Sunday Cup, dal vivaio dei Blue Island, ricco vivaio dei Blue Island. Numero 7 l'Anfield Road ci prova da lontano a impensierire il Braco che non riesce a spazzare, però è ancora Patacca. Cimino spazza bene a cercare Abate che non controlla, fa rimbalzare il pallone e sbaglia perché Mariano benissimo riesce a buttare il pallone avanti, finisce tra le mani di Braco e poi Morvillo. Lorenzo, sbaglio di Cimino sotto porta, Patacca, tunnel ai danni di Zanetti ma si allunga troppo la palla, diciamo che Zanetti un po' gliel'ha fatto fare, diciamo gliel'ha concesso. Palla respinta dallo stesso Zanetti, il presidentissimo dell'Anfield Road, che mantiene ancora la palla in campo. Esposito, grandissimo acquisto dalla seconda giornata dell'Anfield Road, si sta rivelando preziosissimo per i gol di Patacca che vediamo adesso in questo momento in azione. Intanto infortunio sui campi di gioco del torneo interfacoltà, un torneo molto aggressivo, molto fisico e pieno di gente di merda. Mazzate ogni partita, Ciotola. È vero, è vero. Se dovete scegliere un torneo sapete a chi rivolgervi. Sapete che inizia per S. Eccolo, eccolo. Esposito sotto porta, grandissimo intervento di Luigi Braco, attentissimo su questa insidiosa conclusione di Esposito. Gennaro Cuzzo, il capitano, alle spalle di per Mariano che apre il gioco sulla sua fascia destra. Ancora il rilancio sotto porta quasi inutile del presidente e Luigi Braco per Gianni Sica, prova il tiro da lontano, esce di poco, chiudiamo qui il collegamento.